Domenica 24 marzo, una bella giornata baciata dal sole e tanta gioia per l'inaugurazione della nuova sede societaria della Fermana presso la Casetta Rossa, adiacente allo stadio Bruno Recchioni. A tagliare il nastro il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, una promessa mantenuta per la Casetta Rossa, voluta in sinergia dalla società e dall'amministrazione comunale. Ad aprire la conferenza il sindaco Paolo Calcinaro. Io do il benvenuto ufficialmente al presidente, perché per noi è veramente un grande onore averlo qui. Parlo da sindaco della città, parlo anche da appassionato di sport e discreto appassionato di calcio, nonché forse anche supporter della Fermana, così sono molto, insomma, la seguo da tantissimo tempo. E per noi è un piacere, perché questo ci dà un senso anche di attenzione, di importanza, in un momento in cui viene ufficializzata quella che in verità è un'attività che viene svolta da tempo in questa parte della struttura. Oggi la Fermana lo ha arredato, lo ha, insomma, reso funzionale in questo primo step, e per noi è una bella conquista, perché è uno spazio in più per questa struttura comunque importante, che ha visto, oltre al campionato di Serie B, anche più volte l'Under 21 giocare in partita ufficiale. Quindi grazie per la sua presenza, che ci dà anche forza, perché questa attenzione è molto importante. Soddisfatto il direttore generale Massimo Conti, che ha sottolineato come la presenza del presidente Ghirelli sia motivo di grande orgoglio. L'impegno di riconsegnare la Casetta Rossa, che oggi ufficialmente inauguriamo, anche se già è da qualche mese che i nostri dipendenti lavorano qui, è stato un bel segnale, perché da quando questa società è arrivata affermo che c'era questa volontà, questa esigenza, soprattutto da parte della tifoseria. Quindi un altro risultato che è stato raggiunto nel tempo, grazie all'amministrazione che collabora con noi quotidianamente, anche grazie all'operato dell'assessore Scarpini, che è sempre presente anche fisicamente quando è necessario, non solo telefonicamente. E quindi questo è un segnale importante, come un segnale importante anche quello della restituzione alla città in primis, ma anche alla Fermana dell'area della COPS, dove da un anno e mezzo circa abbiamo spostato tutta una gran parte dell'attività del settore giovanile, proprio perché abbiamo voluto riportarlo al centro della città, evitando i vari pellegrinaggi in giro per i campi sempre di Fermo o di paesi limitrofi. Quindi sono tutti segnali molto importanti, così come è importante secondo me questa visita del presidente Ghirelli, che dà vicinanza da parte delle istituzioni del calcio italiano alla città di Fermo, non solo penso per quello che riguarda lo sport del calcio, ma tutto il movimento sportivo territoriale e non solo. Quindi un segnale importante. Questa è stata una candidatura che abbiamo appoggiato fin dall'inizio, il presidente lo sa bene, anche su indicazione del presidente Gravina, e quindi siamo ben contenti di come è iniziata questa nuova avventura dal punto di vista delle istituzioni del calcio italiano per quello che riguarda la Serie C, e ci auguriamo, insomma, che gli aiuti e la vicinanza siano sempre maggiori come è stato fino ad oggi. Una società attenta ai giovani, che porta lo sport anche tra i banchi di scuola e si impegna per il sociale. Queste le parole del presidente della Fermana, Umberto Simoni. Noi siamo una società che praticamente abbiamo uno sponsor molto, molto grande, che oggi non è potuto venire perché si trova in Messico, si chiama Maurizio Vecchiola, della Finproject. E io ci tengo a salutarlo, perché senza di lui veramente la società della Fermana soffre. E un'altra cosa che volevo dire è che noi abbiamo circa 13 squadre giovanili, andiamo nelle scuole a parlare con i ragazzi per quanto riguarda lo sport e anche il calcio. Ci tengo a dire pure che siamo andati anche all'ospedale a trovare i bambini che stavano male,
che abbiamo adottato una squadra, è la Sochi Dream di Monte Pacini, che abbiamo l'onore oggi di avere, la facciamo scendere in campo insieme alla nostra squadra. Squadra dei ragazzi di Sabi, che poi ha vinto anche il campionato. Quindi ecco, anche per noi come società La Fermana siamo veramente orgogliosi di averla qui con noi oggi e la ringraziamo. Parole che colpiscono il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che ha sottolineato come sia importante ascoltare, essere presenti sul territorio e comprendere le diverse esigenze delle società. Per dare sostenibilità al calcio italiano bisogna fare in modo che la Lega Pro sia la categoria in cui far crescere i giovani, facendoli giocare e facendo esperienza sul campo. Al presidente Ghirelli, ospite anche per la partita della Fermana con la Vispesaro, è stato donato il libro Fermana, un secolo di calcio canareno. Inaugurare la sede è sempre un punto importante, perché segna la volontà di una società di mettere le radici, profonde, solide. Il secondo elemento lo fa in un campionato in cui va dato atto alla Fermana di essere in un campionato notevole dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dei risultati. E credo che migliore cosa non ci potesse essere. Io lo dico al sindaco, lo dico all'assessore, lo dico al presidente, a Conti. Io credo che chi governa deve ascoltare, anzi saper ascoltare, perché abbiamo perso la capacità di saper ascoltare. E la prima cosa è essere presenti sul territorio, conoscere le società. La mia esperienza, nella mia vita ho avuto la fortuna di fare diverse esperienze, profondamente diverse tra le altre cose, che mi hanno però detto una cosa. In questi mesi ho girato molto l'Italia e garantisco, penso di conoscere molto degli stadi, del calcio, delle città, però girando ho capito quanto fosse importante andare per comprendere e per capire. In un campionato il nostro è estremamente particolare, perché noi siamo l'esperienza unica in Europa e nel mondo, non c'è un'esperienza come la nostra. Il motivo è semplicissimo, è la storia dei comuni d'Italia, non c'è. Quindi quando uno si approccia alla Lega di Serie C deve sapere che c'è questa radice. Questa radice porta le cose che ho sentito stamattina, che vedremo allo stadio. Accanto alla parte sportiva, alla partita, che è uno dei punti fondamentali per il quale viviamo, per il quale si sta in un campionato, accanto ci sta i valori, il campionato, la quinta categoria, i ragazzi che scenderanno in campo oggi. Noi siamo quelli. E poi siamo quello che ha ricordato anche Conti, cioè il settore giovanile, il punto chiave del nostro ragionamento. Quando un pulmino parte da una società oppure una macchina arriva alla stessa identica cosa, noi siamo quelli, noi siamo il pulmino. Che cosa fa il pulmino? Prende i ragazzi e li porta in un campo di calcio. Fa però due operazioni. La prima è quella di insegnare a giocare, di farli stare insieme, di imparargli a stare in team. La seconda li toglie dalla strada. Noi facciamo presidio territoriale come Lega Pro. Allora noi dobbiamo, e lo dico al presidente, lo dico a Conti, lo dico al sindaco, lo dico a coloro i quali lavorano nei nostri club, puntare a lavorare prevalentemente su due aspetti. Riprendere a patrimonializzare le nostre società, che significa fare la formazione dei giovani calciatori nostri, dei nostri settori giovanili. Contemporaneamente dobbiamo essere capaci di rafforzare il nostro tessuto territoriale.
Il derby Fermana-Vispesaro si conclude con le reti inviolate, un punto a testa, comodo per la Vispesaro, reduce di 5 KO precedenti, e per la Fermana, comunque già in zona salvezza.